Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Negli ultimi giorni ci sono veramente molti discorsi del quale potrei parlarvi, penso a Sturaro, penso a Donnarumma e il discorso col Milan e così via, ma ho deciso di parlarvi delle dichiarazioni di Toldo perché comunque sono più recenti e comunque un argomento trattato minimamente rispetto a quello di Sturaro che ha destato veramente le polemiche a non finire. Ultimamente ho poco tempo perché vi sto mandando ovviamente i video riguardo YouTuber Steam che ho già fatto chiaramente, quindi sono un po' indifferito, io so già l'esito di quel torneo, ma non ve lo dirò. Però avendo poco tempo riesco a far poco. Adesso mi sono ritagliato questi 10 minuti per registrare e per mettere a posto un po' il video e vi mando questo. Parliamo di Toldo e delle dichiarazioni polemiche, anche se lui dice no, ma prima di farlo vi mando direi prima la sigla e subito la sigla sentiamo le sue dichiarazioni e poi le commento. Il calcio italiano in quei periodi non era un calcio leale, non è stato un calcio governato in modo lecito. E con questo chiudo la parentesi senza alcuna polemica. Quindi il calcio è lo sport che deve essere meritocratico e devono giocare i più forti. Ok? Detto questo, Buffon è un gran portiere, è il numero uno dei numeri uno, ma Toldo in quegli anni, ragazzi. Allora, diciamo che intanto queste dichiarazioni sono sempre, arrivano sempre a momenti migliori per queste persone. Perché? Perché di Toldo ultimamente si parla ben poco, ha fatto una carriera da dirigente, ha collaborato e lavorato anche per la nazionale under qualcosa, non mi ricordo bene, comunque è stato nel mondo del calcio anche dopo ritiro nel 2010, però ultimamente mi pare che attualmente non faccia nulla, quindi chiaramente parlare, sparlare degli altri o parlare in modo polemico, anche se lui nega la polemica in sé, fa sempre comodo, nel senso che nel calcio bisogna far parlare di sé o parlare degli altri per emergere. È un po' quello che ha fatto. Allora, su Toldo, chiaramente, Toldo gli va riconosciuto il grande merito di aver fatto un grandissimo europeo nel 2000. Sicuramente in quel momento là, storico, era sicuramente il migliore. Diciamo che è un portiere che è stato, secondo me, non tra i grandi della nazionale italiana, non tra i grandi, ma non tra i grandissimi. È arrivato in un momento di passaggio insomma, il periodo di Pagliuca, Peruzzi, questi portieri qua, e appunto Buffon, che Buffon ha segnato in un modo o nell'altro 15 anni. Ora su Buffon praticamente non vuole fare polemiche, no, nessuna polemica, ma dice sì che è il numero uno di numero uno, però chiaramente in quel periodo, cioè sta facendo riferimento dal 2002 al 2006, periodo in cui Toldo è stato appunto surclassato da Buffon, mondiali, europei e mondiali che ha vinto, che Buffon ha vinto, che non ha vinto Toldo tra l'altro, parla di questo appunto di come il calcio fosse malato, pertanto la sua carriera è stata limitata da questo calcio malato, Juventus, Moggi e compagnia bella, ovviamente i discorsi sempre quelli, Toldo interviste, quindi non è che vado, sì, non ho dubbi circa su cosa vuole puntare il suo discorso. E quindi fa riferimento al fatto che lui, essendo il migliore in quegli anni, è stato non per il merito di Buffon, ma perché appunto c'era questo sistema malato che governava il calcio, messo da parte. Io ricordare che, ok, il 2000 ha fatto una cosa bellissima, ha fatto un grandissimo europeo, ok, gli va dato merito di questi, infatti il merito l'ha portato a giocare da titolare il mondiale, l'europeo del 2000. Poi ha perso posto nel 2002, ricordiamo che nel 2002 Buffon aveva fatto la prima stagione alla Juventus, quindi dopo 5 anni al Parma in cui aveva fatto una crescita esponenziale, arriva la Juventus, fa bene e quindi si mette al posto ovviamente a questi mondiali del 2002, con Trapattoni tra l'altro, che era fuori dall'ambiente Juve da un bel pezzo, quindi non era magari Lippi che può avere qualche conflitto di interessi. Bene così, ma poi Toldo per cosa è ricordato? Toldo è ricordato per cosa? Per il gol che tra l'altro neanche suo aveva fatto la Juventus? Beh, diciamo che la carriera di Toldo, se si limita a un europeo non vinto e chiaramente a questo gol che neanche suo tra l'altro perché c'è l'invenzione di Vieri, diciamo che sì, diciamo che non è tantissimo e sicuramente non può in nessun modo stare in ballo il fatto di essere stato in qualche modo messo da parte perché qualcuno governava il calcio a sfavore dell'Inter, di Toldo stesso. Semplicemente Toldo è stato un grande portiere, ma non tra i migliori, sicuramente Buffon con quello che ha fatto vedere in nazionale credo che abbia meritato con merito appunto il posto che ha avuto. I mondiali li abbiamo vinti grazie a Buffon, non grazie a Toldo. Con Toldo sicuramente non avremmo ripetuto quella cosa là perché come sappiamo nel 2006 Buffon e Cannavaro sono stati i due uomini praticamente chiave di quel mondiale. Il 2004 l'ho tanto male, ma al di là di quello, diciamo che sicuramente credo che in questo momento preciso tirare fuori questioni passate, tra l'altro con miste a questa falsità di fondo in cui si crede ancora che ci sia qualcuno che governasse il calcio, e dopo 15 anni venire fuori ancora con questo discorso
vedendo Buffon che si è appena ritirato dalla nazionale, nazionale che in nessun modo coincideva con l'interesse del club Juventus, visto che come sappiamo Moggi dopo il 2006 è sparito dai radar per quanto riguarda l'ambiente juventino, non capisco perché tirare fuori questa polemica. Una polemica sicuramente nata dal fatto dell'invidia, qua c'è cioè, proprio le parole che dice, al di là non voglio fare polemica, che in realtà è un po' per pararsi il culo, denota un'invidia di fondo che è pazzesca, un'invidia che secondo me si tiene dentro da 15 anni, 15 anni faccio riferimento ovviamente al 2002, l'anno in cui non ha partecipato ai mondiali, e quindi chiaramente ha trovato giusto questo momento per tirarlo fuori questa invidia, perché chiaramente forse è in cerca di lavoro, pertanto è anche giusto magari che tiri fuori adesso, non magari mentre sta lavorando insomma, per un club e così via, quindi è impegnato in cose ben più importanti di quelle di rilasciare interviste, tra l'altro con sottotitoli in arabo, quindi chissà, non so neanche che l'abbia rilasciata questa intervista qua. Detto questo, volevo dire questa cosa qua perché a me quando interessa, preme molto parlare delle polemiche che altri creano e cercare di smontarle, o meglio di polemizzare a mia volta su queste polemiche, perché trovo ridicolo attaccare in modo così. È perché in realtà è un attacco diretto a Buffon, nel senso che sì, è il migliore, però tolto da quegli anni, se non fosse stato per Moggi praticamente come Bella, sarei stato io al suo posto. È un po' meschino come cosa, soprattutto perché magari certe situazioni si possono anche risolvere da soli, cioè dimostrare empatia personalmente alla persona di riferimento, in questo caso Buffon, e non così. Dispiace, perché Toldo comunque va riconosciuto che è stato un portiere importante della storia degli ultimi anni, però un portiere che va messo insieme ai vari Peruzzi, ai vari marchigiani e così via. Forse molto, molto meglio Pagliuca, Buffon sicuramente a un livello inarrivabile, e quindi non vedo perché polemizzare, se non per invidia e appunto perché il momento giusto per tirar fuori queste frecciatine forse è quello adatto per la sua storia di professionista attuale. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, ma sarà domani, perché domani come sempre torna l'appuntamento con YouTubers Team e la quarta partita di questo torneo. Quindi iniziano i gironi, diciamo che le cose iniziano a farsi più interessanti perché c'è una qualificazione da ottenere. Detto questo, forza Juve come sempre, forza Juve, in bocca al lupo a Toldo, sperando che trovi lavoro dopo questa dichiarazione che è girata ovviamente rimbalzata nei giornali e così via, come succede sempre chiaramente, e ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà. Ciao! Paura, paura.